Ciao ragazzi, bentornati nel mio canale. Oggi voglio spiegarvi tre modi per guadagnare con Airbnb. Per chi non lo sa, Airbnb è una piattaforma di home sharing che ti permette di mettere in affitto una casa o una stanza per un breve periodo. Ci sono più modi per guadagnare con Airbnb e oggi te ne voglio spiegare ben tre che ho usato e uso tutt'oggi. Ovviamente ricordati di mettere like e iscriverti al canale, così sarai sempre aggiornato sui miei ultimi video se ti interessa la crescita finanziaria, il dropshipping e gli investimenti. Prima di procedere a spiegarti questi tre modi per guadagnare, devo prima fare un piccolo viaggio. Devo andare in una casa estiva che metto appunto in affitto su Airbnb, su Booking e su altre piattaforme di turismo. Ho deciso oggi di portarti con me e nel frattempo ti spiegherò come guadagnare. Ok ragazzi, eccoci tornati. Come promesso, ecco tre modi per guadagnare tramite Airbnb. Il primo modo, che è anche quello più semplice e ovvio, se hai una casa di proprietà o vivi in una casa con a disposizione una stanza che puoi affittare. Venderai il soggiorno della tua casa o della stanza in più che hai tramite Airbnb ai turisti che vengono. Ci sono diversi svantaggi e vantaggi, essendo anche il metodo più facile. Se hai una casa, però ha diversi svantaggi: sei vincolato dalla posizione, quindi devi avere una posizione strategica di casa, devi occuparti dei costi di pulizia, ricevere gli ospiti, occuparti del check-in e check-out. Diciamo che occupa molto tempo, però se hai una casa, come ce l'ho anche io, una casa in una posizione strategica, è un ottimo modo per arrotondare, specialmente se hai una casa in posizioni estive, ti puoi fare molti soldi, molto guadagno in un tempo ristretto dell'anno e poi non occupartene più durante l'anno. Il secondo modo, che è anche il mio preferito, si tratta del subaffitto, anche perché puoi automatizzare tutto e scalare il tutto. Ti spiego cos'è il subaffitto. Il subaffitto, quando tu affitti un locale, una casa, e con il proprietario di casa o l'agenzia che l'affitta trovi un accordo e nel contratto ti viene abolita la clausola che vieta il subaffitto, tu potrai affittare a tua volta questo locale. Questo si può sfruttare soprattutto tramite Airbnb, poiché se tu prendi una casa, il subaffitto solitamente ha consentito in case un po' più care, un po' più grandi, da 5 vani, 4 vani, perché sono quelle che si affittano più difficilmente alle persone singole o alle famiglie, quindi i proprietari di casa sono più portati ad affittarlo magari per motivi business. Se tu affitti una casa di 600 euro, 4 vani, 5 vani, in una posizione comunque strategica della città, vicino alla metropolitana o vicino ai servizi pubblici o comunque in centro, potrai inserire le stanze, ovviamente sistemando il tutto su Airbnb. E avendo un tasso occupazionale decente, potrai tirare su circa 1000, 1500, 2000 euro su una casa che hai affittato a 500 euro. Ovviamente guadagnando sul margine di guadagno, sul margine di differenza. Ci sono diversi vantaggi del subaffitto. Ovviamente, il primo è che non devi avere una casa di proprietà. Ma un altro è la scalabilità e l'automatizzazione, perché ovviamente il guadagno su una singola casa, a meno che hai una casa 8-10 vani, non è tantissimo, ma ci sono modi per automatizzare il tutto, ad esempio per la pulizia, utilizzare dei servizi dedicati che ti puliscono le stanze magari a 7-10 euro l'ora, quindi in un'ora, un'ora e mezza ti puliscono la stanza tra un ospite e l'altro. Per il check-in e check-out puoi utilizzare un sistema automatico, per esempio cassette di sicurezza gli ospiti possono utilizzare per ritirare e depositare le chiavi. In pratica tu puoi arrivare al punto di non dover più andare in quella casa se non per emergenze,
e occuparti nel frattempo di trovare altri immobili e strutturare altri immobili per scalare il business. Ovviamente c'è anche uno svantaggio, che è quello di trovare immobili adatti a subaffitto con proprietari di casa che hanno la clausola. Come detto, solitamente è più facile trovare immobili da 5, 6, 7 vani rispetto a un monovano o un bivano. Ovviamente qui il segreto sta nel sapere scalare e aumentare il numero di case. Che se hai una casa, sì, magari puoi arrotondare, farti 400 euro al mese, ma i soldi veri li fai scalando. Ad esempio, ci sono persone in altri paesi che hanno 200-300 case tutte automatizzate con servizi di management che si occupano di tutto ciò che riguarda l'immobile. Loro semplicemente sono gli host su Airbnb. E quando hai 100 immobili, è ovvio che anche se guadagni solo 300 euro, 200 euro a mese netti a immobile, ti sei fatto una rendita quasi totalmente passiva di migliaia e migliaia di euro mensili. Ovviamente anche non ti limitare alla tua città, le occasioni spesso non sono nella tua città e nemmeno nel tuo paese. Secondo me, per questo business model bisogna anche puntare nei paesi esteri, specialmente nei paesi fortemente turistici o che stanno diventando fortemente turistici, i cosiddetti paesi nascenti. Ovviamente, se, come dico sempre, per il business non ti puoi limitare alla tua città o al tuo paese, perché siamo in Italia 60 milioni, nel mondo siamo quasi 7 miliardi e sarebbe un discorso molto limitante dedicarsi semplicemente al proprio cerchietto, alla propria città, specialmente se oggi un volo aereo ti costa 30 euro, 40 euro e puoi andare quasi dappertutto. Il terzo e ultimo modo di cui ti voglio parlare oggi è l'intermediazione, o meglio il dropshipping. So che a molti può suonare un po' strano parlare di dropshipping su immobili, ma in realtà è una cosa che molta gente fa e molta gente ci guadagna anche bene. Ma ti spiego subito cosa intendo con dropshipping. Innanzitutto vai su Airbnb, ma comunque puoi utilizzare anche Booking, HomeAway, ci sono davvero tante piattaforme. Cerchi le più belle case alle occasioni o prezzi migliori che puoi trovare. Queste case le vai a inserire come se tu fossi l'affittuario su Facebook o altri marketplace. Una volta che le inserisci su questi marketplace, attenzione, questo funziona molto bene sulle case stagionali, ad esempio in inverno sugli chalet in montagna o in estate nelle case a mare, nelle ville a mare. Le inserisci sui marketplace, su Facebook, su Subito, quant'altro, e attenti che le persone ti contattano. Se su Airbnb la casa ti costa 50 euro a notte, 60 euro a notte, su Facebook la andrai a inserire a 80 euro a notte, 90 euro a notte, per le persone ne chiederai 70, 60, anche se guadagni 10 euro a notte, ok? Non è il punto di guadagnare il più possibile, perché chi già conosce il dropshipping, anche su eBay o su Shopify, sa che si lavora più sulla quantità che sul margine. Quando troverai un accordo con i tuoi acquirenti su Facebook, semplicemente contatterai l'host di Airbnb. È meglio se lo contatti prima, ti metti magari d'accordo, gli spieghi che cosa stai facendo, prendi una sorta di consenso. Quando hai chiuso l'accordo su Facebook o su Subito, quel che sia, o anche di presenza, prenoti per nome del cliente direttamente su Airbnb o su Booking e gli giri la prenotazione. Questo ti permette di guadagnare sul margine di differenza. Ovviamente ci sono anche tanti altri modi per guadagnare con Airbnb o con le altre piattaforme di home sharing, ad esempio ci sono le affiliazioni con le agenzie turistiche o di escursioni, perché ovviamente se hai una casa su Airbnb o una stanza su Airbnb il tuo punto è ottimizzare, ok? Se sei un cliente devi cercare di ottimizzare tutti i soldi che puoi prendere da quel cliente. Se hai un turista che viene a casa, sicuramente poi si va a fare le escursioni, sicuramente se ne va a mangiare al ristorante, quindi fai affiliazioni, cerca ristoranti, cerca agenzie di viaggi, agenzie turistiche, fai affiliazioni per le escursioni, per le barche, in base alla tua zona e a quello che tratti, in modo che puoi guadagnare a percentuale su ogni cosa che poi il turista andrà a fare. Quindi se il turista se ne va a fare l'escursione, tu gli metti in Debian o lo introduci a un determinato servizio, gli lasci un buono sconto
lui lascia un nominativo in base all'accordo che hai trovato con l'agenzia e quando lui lo andrà a utilizzare, quando si andrà a fare l'escursione, tu guadagnerai una percentuale. È un po' come funziona su internet, come facciamo l'affiliate marketing su internet. È la stessa cosa, perché non ci dimentichiamo che tutto quello che facciamo su internet la maggior parte delle volte esisteva già nel mondo reale, solo che ormai oggi ci concentriamo così tanto su internet e ci dimentichiamo anche le possibilità di guadagno che ci sono attorno a noi, con le persone che già conosciamo o che ci circondano. Ovviamente ne parlerò ancora di questo argomento, soprattutto ora che ci sarà l'estate e ti porterò con me un po' negli affitti brevi su come funzionano e come si gestiscono. Ti farò vedere passo passo come si gestisce un checkout o un check-in, come si gestisce una struttura. Quindi ricordati di registrarti al mio canale, mettere like, così sei sempre aggiornato e mi aiuterai anche in questa crescita e in questo percorso che sto affrontando insieme a te. Spero che le mie informazioni ti siano state utili e ti aspetto al prossimo video. Ciao!